Molti mi domandano che lavoro fai e io sto lì in crisi totale e la prima cosa che rispondo è: ah, mi hai fatto una domanda da 1 milione di sterline. Non so rispondere esattamente a questa domanda perché in effetti io insieme ai miei ragazzi facciamo centinaia di cose diverse, tantissime, delle quali vado anche molto orgoglioso. La nostra attività primaria che è Living London Way prevede diversi servizi. Cioè, noi in pratica aiutiamo le persone a trasferirsi nel Regno Unito, a trovare per loro un alloggio, facciamo traduzione di curriculum, di cover letter, facciamo traduzione legale di documenti come per esempio diplomi e certificati vari e in più offriamo un servizio di supporto per la ricerca del lavoro. Questo, diciamo, è la base dei servizi di Living London Way. C'è un piccolo reparto di Living London Way che si occupa anche dell'apertura di attività commerciali all'estero, ma non è l'unica cosa che facciamo. Siamo dei videomaker, ovviamente dilettanti, che stanno cercando di professionalizzarsi sempre di più e quindi creiamo contenuti per il web, video di Nocciolino in questo caso, ma anche video che ci permettono di avere più visibilità sulle piattaforme come YouTube, Vimeo, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio, in Italia abbiamo diversi alloggi e stiamo lavorando per far sì che le persone straniere vedano i video in modo tale da essere interessati al luogo in cui abbiamo ovviamente le case. Quindi, per intenderci, parliamo street food, parliamo dell'arte, parliamo delle bellezze paesaggistiche che abbiamo a Napoli in questo caso. E ci stiamo professionalizzando sempre di più perché abbiamo intenzione di fare cortometraggi, magari di partecipare a dei piccoli contest, ce la stiamo mettendo tutta. Inoltre abbiamo anche un'associazione per la rivalutazione territoriale in Italia. Facciamo davvero tante attività, corsi di lingua gratuiti, corsi di marketing, davvero tante cose, corsi di vario tipo, davvero tante cose. Addirittura ci occupiamo di corsi di restauro, di shabby chic, facciamo davvero tante cose. Ci muoviamo soprattutto nel sociale ed è una cosa bellissima. Facciamo clown terapia, facciamo ripetizioni per i bambini che non possono permettersi magari di pagare un doposcuola, lo facciamo gratis. Facciamo davvero tantissime cose per la società, per la collettività. Sinceramente ne vado molto orgoglioso. E poi, in ultimo, ma non per ordine di importanza, abbiamo deciso di aiutare le persone ad andare a studiare nell'est Europa, principalmente in Romania e principalmente per le facoltà di odontoiatria e di medicina. Questo perché abbiamo notato che, e questa è un'esperienza mia personale perché ho conosciuto diverse persone che si sentivano frustrate, che hanno dovuto ripiegare, non entrando magari, non superando magari test d'ingresso in medicina o odontoiatria, hanno dovuto ripiegare su biologia o biotecnologie. Quindi da lì, da questo confronto con queste persone che sono miei amici, e avendo capito effettivamente l'esigenza del aggirare l'ostacolo, anche perché esistono delle baronie talvolta invalicabili proprio nei contesti universitari, mi sono spinto e sono andato in Romania, ho fatto delle partnership con delle università e quindi ci occupiamo anche di questo, cioè noi dall'iscrizione all'università al corso di romeno, all'alloggio in Romania e poi alla tassa universitaria annuale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi davvero facciamo tante cose. Come rispondere quindi alla domanda che lavoro fai? Io, cioè, mi sento in crisi.